Il ministro alla salute Giulia Grillo smentisce il via libera del ministero alla rete ospedaliera siciliana annunciato dall'assessore Razza e adesso i 5 Stelle chiedono le sue dimissioni. L'operazione Stella Cadente ha sgominato nel catanese una vasta rete di traffico di stupefacenti. 37 le persone arrestate, una di queste era rinchiusa nel carcere di Ragusa. Nonostante fosse ai domiciliari, non aveva smesso di spacciare droga e si era organizzato anche con monitor e telecamere. La Guardia di Finanza lo ha scoperto e arrestato. Approfittavano delle ore di riposo dei camionisti per sabotare i serbatoi e rubare carburante. L'intervento della polizia ha messo in fuga i ladri che agivano in una stazione di servizio sulla Ragusa Catania. È positivo il bilancio dei primi 10 giorni di saldi nelle province di Ragusa e Siracusa. I dati sono stati diffusi dalla Confesercenti dopo un sondaggio tra i commercianti. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori. Dunque, in apertura l'avete sentito dai titoli, torniamo ad occuparci della rete ospedaliera siciliana che adesso è al centro di un'aspra polemica tra l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza e il ministro Giulia Grillo. La titolare del Dicastero alla salute infatti smentisce Razza. Nessun via libera del ministero alla rete ospedaliera siciliana e i 5 Stelle alla regione chiedono le dimissioni dell'assessore Razza. Sentiamo tutti i dettagli dal servizio. Si tinge di giallo la vicenda della rete ospedaliera siciliana che, secondo quanto annunciato dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, ha ottenuto il via libera dal Ministero alla Salute. Ma a gelare gli entusiasmi del governo siciliano ci ha pensato, qualche ora dopo l'annuncio palermitano, il ministro Giulia Grillo. In un post su Facebook, la titolare del Dicastero alla Salute non conferma infatti il disco verde romano. Il nostro parere positivo, afferma il ministro, è condizionato all'adempimento di una serie di azioni fondamentali che riguardano per esempio il pronto soccorso, i punti nascita e la rete dell'emergenza territoriale, senza le quali non può esserci alcun via libera, perché sono condizione fondamentale per la qualità del servizio e la sicurezza delle cure per i cittadini. Non parliamo di dettagli, ma di sostanza. Gli ospedali e tutta la sanità, conclude il ministro, sono una cosa seria. Non possiamo accettare annunci tanto baldanzosi quanto infondati, che creano illusioni ai cittadini, che oggi più che mai hanno bisogno di concretezza e non di promesse. A rincarare la dose ci ha pensato anche il parlamentare all'Assemblea regionale siciliana Francesco Cappello, capogruppo dei 5 Stelle e componente della Commissione Salute a Palazzo dei Normanni. L'assessore Razza, dichiara Cappello, ha omesso di riferire ai giornalisti di dovere ottemperare alle prescrizioni dei ministeri della salute e dell'economia per allineare la rete ospedaliera a quanto prescritto dal tavolo ministeriale per l'applicazione del decreto ministeriale 70. Il Movimento 5 Stelle annuncia anche una mozione di censura nei confronti di Razza per ottenere le dimissioni dell'assessore. È stato chiesto alla Sicilia, ha replicato Razza, di adottare l'atto di programmazione della rete ospedaliera entro il 15 gennaio e che, esattamente come è avvenuto con lo scorso decreto del 2017, il documento si accompagnerà con il suo cronoprogramma di attuazione a 18 mesi, secondo le indicazioni fornite dal Ministero. E adesso la cronaca. Una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Catania ha sgominato questa mattina una organizzazione dedita al traffico di droga. Tra le 37 persone arrestate, una è stata raggiunta dalla misura restrittiva nel carcere di Ragusa, dove si trovava già rinchiusa per altri reati. Sentiamo. Ha riguardato la provincia di Ragusa solo perché uno dei 37 destinatari della misura cautelare si trovava già in carcere, in contrada pendente a Ragusa, l'operazione Stella Cadente, che ha sgominato una vastissima rete di spaccio a Catania.
Oltre 150 carabinieri del comando provinciale Etneo hanno dato esecuzione questa mattina alle ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Si trattava di un'organizzazione ben strutturata, finalizzata alla vendita al minuto di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana in una delle zone cittadine più note, quale Piazza di Spaccio, storicamente controllata dal clan mafioso Santa Paola e gestita fino al gennaio 2017 dal gruppo Nizza. La stima del volume di affari illeciti del sodalizio si aggirava intorno agli 11.000 euro al giorno, con le vendite attive sin dal primo pomeriggio che proseguivano fino alle prime ore del mattino seguente. I soggetti colpiti dal provvedimento sono stati destinati in larga parte in carcere, 30, 3 sono stati collocati agli arresti domiciliari e 4 sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ancora cronaca, nonostante fosse ai domiciliari non aveva mai smesso di spacciare droga. All'interno della propria abitazione di Vittoria aveva anche installato una serie di monitor e telecamere per controllare tutta la zona e gestire da casa i propri affari in piena sicurezza. Il pusher è stato però arrestato dalla Guardia di Finanza. Sentiamo. Continuava imperterrito a spacciare droga anche se sottoposto agli arresti domiciliari. Per riuscire meglio nello scopo e gestire il traffico di clienti in piena sicurezza, aveva anche installato un sofisticato sistema di videosorveglianza capace di avvisarlo di ogni minimo movimento all'esterno dell'edificio. Insomma, un'abitazione ultra protetta dalla quale un giovane pusher di 22 anni controllava i clienti alla porta per poi uscire e consegnare la droga. Ad insospettire però residenti e forze dell'ordine è stato il continuo via vai di gente proprio da via Palestro a Vittoria, luogo della sua abitazione. I finanzieri lo hanno quindi fermato davanti la propria porta, trovandolo con addosso un quantitativo di hashish al di sopra dell'uso personale. Entrati quindi in casa, le Fiamme Gialle hanno scoperto quanto di tecnologico era stato installato per continuare a spacciare direttamente da casa senza troppi rischi. Nel complesso sono stati sequestrati circa 170 grammi tra hashish e marijuana, 10 coltelli utilizzati per il taglio dello stupefacente, un bilancino di precisione e denaro contante. Su disposizione dell'autorità giudiziaria sono quindi scattate le manette per il giovane pusher ritenuto responsabile del possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché del reato di evasione dai domiciliari. Stavano per rubare circa 400 litri di carburante da alcuni camion posteggiati per la notte nella piazzola di una stazione di servizio sulla statale 514 Ragusa-Catania. Il furto però è stato sventato dall'intervento di 3 volanti della Polizia di Stato che, allertate da alcuni camionisti, hanno messo in fuga i ladri tra le campagne circostanti. Solo grazie ad una accurata bonifica della zona gli agenti hanno trovato diversi bidoni di plastica con all'interno circa 400 litri di gasolio appena rubato. I ladri, approfittando delle ore di riposo dei camionisti, sabotavano il tappo del serbatoio per asportare il carburante all'interno dei contenitori. L'intera refurtiva è stata immediatamente restituita ai legittimi proprietari. Sono in atto le indagini al fine di identificare i responsabili. La Commissione straordinaria di Vittoria ha deliberato la richiesta alla Regione siciliana del riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni causati all'agricoltura e alle attività imprenditoriali dalle gelate del 3, 4 e 5 gennaio scorsi. Considerato che sussistono, affermano i commissari prefettizi, gli estremi per il riconoscimento dello stato di calamità naturale al fine di consentire il ristoro delle aziende che hanno subito danni, abbiamo deliberato la richiesta alla Regione. Nelle prossime ore sarà predisposta una relazione sui danni subiti dalle attività imprenditoriali.
E adesso cambiamo argomento, parliamo di commercio, dati positivi e negozianti soddisfatti nei primi 10 giorni dall'inizio dei saldi invernali. E quanto comunica Confesercenti reduce da un sondaggio che ha visto coinvolti diversi esercizi commerciali. Ragusa, inoltre, è tra le pochissime province siciliane dove si registra un incremento sostanziale delle vendite, ma per i particolari vediamo il servizio. Ragusa e Siracusa, le uniche province in controtendenza riguardo il primo bilancio a circa 2 settimane dall'inizio dei saldi invernali, mentre nel resto dell'isola già si parla di flop e di vendite in calo rispetto all'anno passato. Proprio a Ragusa l'andamento dei saldi registra un incremento delle vendite superiore allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto dimostra un sondaggio promosso da Confesercenti che ha visto coinvolti diversi esercizi commerciali del territorio. È emerso che la maggioranza ha trovato giusto l'avvio dei saldi in Sicilia il 2 gennaio. Le vendite ci sono e i saldi quindi iniziano bene. Tra l'altro è maggiore rispetto al 2018 la spesa pro capite destinata agli acquisti durante il periodo dei saldi 2019. Il sondaggio ha previsto anche una domanda sul Black Friday. In particolare è stato chiesto se l'evento ha drenato risorse alle vendite nel periodo dei saldi. La maggioranza ha risposto di sì. Il Black Friday, hanno dichiarato alcuni commercianti coinvolti nel sondaggio, da un lato ci ha dato una boccata d'ossigeno nel mese di novembre, quando i consumatori hanno approfittato per rinnovare il guardaroba e anticipare gli acquisti natalizi con l'obiettivo di risparmiare. Dall'altro, però, adesso siamo costretti a lanciare sempre nuove offerte per attirare i clienti. Nota dolente invece la crescente diffusione delle vendite online, valutata negativamente da ben 9 esercizi commerciali su 10, perché causa di crolli significativi nelle vendite. Poca incisività invece nella propensione alla spesa negli eventi organizzati dai comuni nel periodo natalizio. Infine il quesito sulle aperture domenicali e festive, che incidono enormemente, così come tutti gli intervistati hanno dichiarato, sul volume d'affari sviluppato in ogni singola attività. La Giunta Comunale di Modica ha approvato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, atto propedeutico al bilancio pluriennale di previsione. Sono 12 le opere previste per il 2019, corredate da progetto e copertura finanziaria, per un totale di quasi 7 milioni di euro. Tra quelle previste, la riqualificazione e la sistemazione viaria e l'illuminazione di Viale della Costituzione, primo stralcio funzionale per 2 milioni e 200 mila euro, la sistemazione viaria di via Tirella con la copertura dell'alveo San Liberale fino al Ponte Vecchio, sistemazione del parcheggio nel piazzale Falcone Borsellino con punto di accoglienza per turisti e visitatori, realizzazione di un'area da destinare a parcheggio lungo la via del Laghetto a Marina di Modica. Chiedono una risposta scritta alle loro interrogazioni 4 consiglieri dell'opposizione consiliare di Modica, che parlano di un presunto conflitto di interessi del segretario generale Gian Piero Bella. Il caso sollevato da Poi Domani, Castello, Spadaro e Agosta riguarda il visto di regolarità contabile apposto dal funzionario ad un impegno di spesa relativo all'indennità di risultato dello stesso Bella. Secondo i 4 consiglieri, il segretario generale avrebbe dovuto astenersi da un atto che avrebbe richiesto la segnalazione al responsabile della prevenzione della corruzione. Verrà inaugurato dal sindaco di Ragusa Peppe Cassì, dall'assessore allo sviluppo economico Giovanna Licitra e dalle autorità politiche e militari il Canapar, lo stabilimento farmaceutico di canapa industriale più grande d'Italia. La cerimonia dell'inizio dei lavori si terrà mercoledì prossimo alle 19 in contrada Piancatella nella zona industriale di Ragusa. E siamo allo sport, calcio, le squadre, i Blei di Eccellenza.
Scienza e Promozione si preparano ad affrontare la seconda giornata di ritorno alla ricerca di conferme e riscatti. Compiti abbordabili per Marina di Ragusa e Santa Croce in Eccellenza. In Promozione il Modica gioca all'ICO di Eubea, mentre il Ragusa vuole vendicare il KO interno della settimana scorsa ad opera del New Pozzallo. Sentiamo. Seconda giornata di ritorno nei campionati siciliani di Eccellenza e Promozione. In Eccellenza il Marina di Ragusa affronta all'Aldo Campo il Catania San Pio X e vuole tornare alla vittoria per non perdere contatto con la testa della classifica. L'altra squadra iblea, il Santa Croce, è impegnata lontano dalle mura amiche con la Ionica, al comunale di Santa Teresa Riva. Gara abbordabile quella con i messinesi che viaggiano in zona play-out. Queste le partite in programma in Eccellenza. Atletico Catania Milazzo, Biancavilla Giarre, Rosolini Camaro, Ionica Santa Croce, Marina di Ragusa Catania San Pio X, Palazzolo Terme Vigliatore, Realaci Paternò, riposa lo Scordia. In Promozione cerca riscatto il Ragusa dopo il KO interno della prima di ritorno ad opera del New Pozzallo. I ragusani sono momentaneamente in testa alla classifica del girone D insieme all'Enna, ma gli ennesi devono recuperare una partita, quella con il Don Bosco Aidone, che si giocherà mercoledì 16 alle 14.30. Il Ragusa è impegnato sul campo del Fanalino di Coda Barrese e dovrebbe avere vita non troppo difficile. Il Modica è in trasferta sul campo dello Sporting Eubea. La squadra di Calogero Lavaccara sta cercando di risalire in classifica per sistemarsi in zona playoff. Un obiettivo che necessita però anche di successi fuori casa. I rossoblù sperano nella vena realizzativa di Chebè, particolarmente ispirato nelle ultime gare. Viaggia anche l'Atletico Scicli, che rende visita allo Sporting Priolo. La compagine sciclitana cerca almeno un punto per allontanarsi dalla zona pericolo. Partita casalinga per il New Pozzallo, che ospita la capolista Enna. La squadra allenata da Tasca è gasata dal colpaccio con il Ragusa e darà filo da torcere agli ennesi. Turno di riposo per il Frigentini, che ne approfitterà per recuperare qualche infortunato. Queste le gare in programma in Promozione: Barrese Ragusa, Don Bosco Riccardo Garrone Siracusa, Floridia Real Siracusa, Megara Augusta Caltagirone, New Pozzallo Enna, Sporting Eubea New Modica, Sporting Priolo Atletico Scicli. Riposa il Frigentini. Pallavolo, messa in archivio la sconfitta casalinga per mano della capolista Gio Volley Aprilia. La Pro Volley Team Modica si prepara per la trasferta, che nella gara valida per la 12ª giornata di andata del campionato di Serie B1 femminile vedrà il sestetto bianco-rosso di scena a Frosinone sul campo dell'Assistec 2000. La sfida alle Ciociare si giocherà domani alle 15.30, orario inusuale per le partite di pallavolo, ma resosi necessario proprio per permettere alle biancorosse di Corrado Scavino di poter rientrare in sede in orari più consoni. E adesso, prima di chiudere, c'è un appuntamento. Al via oggi la quinta edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. Dalle 18 alle 24 il Palazzo degli Studi di Modica apre le sue porte alla cittadinanza. Il programma della serata prevede reading, performance teatrali, dibattiti e laboratori. Verrà inaugurata anche una mostra sui miti e presentato un progetto sulle api. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui. Grazie per essere rimasti con noi e arrivederci alle prossime edizioni.